azioni intende intraprendere il Comune per riaprire il teatro Altrove di Piazzetta Cambiaso, chiuso da luglio 2018. Le risponderà, in rappresentanza dell'assessore Grosso, l'assessore Campora. A lei la parola, consigliere Terrile. Grazie Presidente, grazie Assessore. Dunque sì, parliamo del teatro Altrove, un teatro piccolo, sotto i 100 posti, che però ha una rilevanza di particolare importanza, perché è in Piazzetta Cambiaso, cioè a metà di Via della Maddalena, in un quartiere difficile, in un quartiere in cui c'è un assoluto bisogno di contenitori culturali, di elementi di aggregazione e di produzione culturale. Il teatro è di proprietà comunale e ha funzionato per qualche anno recentemente proprio come teatro, quindi è ritornato dopo essere stato utilizzato anche come locale, è ritornato alla sua funzione storica, però purtroppo da luglio dello scorso anno il consorzio di associazioni che lo gestiva ha gettato la spugna per un contenzioso che c'è con il comune per lavori che dovevano essere fatti, che non sono stati fatti e misure di adeguamento, compreso la funzionalità dell'ascensore. Ora, io avevo presentato un'interrogazione lo scorso ottobre, mi aveva risposto l'assessore Grosso dicendo che il 9 ottobre si era svolto presso il teatro un incontro di approfondimento tra l'assessorato e il consorzio delle associazioni che aveva in concessione il teatro. E sempre l'assessore Grosso mi aveva specificato che era in corso di verifica con il municipio Centro-Est la possibilità di avviare per la futura gestione le procedure previste dal regolamento dei beni comuni, regolamento che è stato approvato nello scorso ciclo da questo Consiglio Comunale. Ora sono passati più di 7 mesi e però il teatro resta chiuso. Allora, l'interrogazione vuole capire che cosa è successo nel frattempo, se ci sono speranze di riportare alla vita un luogo che ha una funzione importante, diciamo, non solo per la produzione culturale in sé, che è sempre positiva, ma proprio per il luogo in cui questa produzione culturale avviene. E quindi è un'interrogazione, ma anche un invito. Faccia tutto quello che deve la giunta comunale per arrivare alla riapertura di un luogo che ha davvero una rilevanza essenziale per il recupero ancora non completo del quartiere della Maddalena. Assessore. Grazie Presidente, raccogliamo l'invito del consigliere Terrile, sapendo l'importanza del cinema teatro Altrove. È intenzione della civica amministrazione mettere una call per la gestione e valorizzazione del cinema Altrove nell'ambito della tematica delle partnership pubblico e privato. Il Comune di Genova ha maturato negli ultimi anni esperienza attraverso un progetto europeo di cooperazione transfrontaliero triennale denominato Forget Heritage, approvato nell'ambito del programma europeo Interreg, che si propone di promuovere la cooperazione tra città europee per individuazione di tecniche di management in partenariato tra soggetti pubblici e privati, finalizzato alla riqualificazione di spazi o edifici urbani sottoutilizzati attraverso l'insediamento di attività culturali e ricreative. In particolare la città di Genova ha attuato sperimentalmente il modello previsto per la valorizzazione dell'auditorium di Strada Nuova. Nel contempo si è provveduto a riprendere in carico l'immobile e a effettuare tutte le verifiche necessarie sulla struttura. Vi sono stati dei ritardi nelle procedure dovute anche alla lentezza con il quale gli ex gestori hanno provveduto a presentare la documentazione necessaria per una corretta restituzione dell'immobile, in particolare la chiusura dei contratti utenze, gli inventari, eccetera, eccetera. Si prevede di uscire con la nuova call entro il mese di giugno. Questa è la data e una delle motivazioni che ha determinato questo ritardo è dovuto appunto a problematiche in relazione agli ex gestori e alla necessità di avere tutta la documentazione per la presa in carico. Quindi la risposta è che sicuramente vi è la volontà da parte della civica amministrazione di intervenire attraverso questo bando per rilanciare questo piccolo teatro che, pur essendo piccolo, si trova comunque in un luogo particolarmente importante e rappresenta, può sicuramente rappresentare, un presidio territoriale di livello, sapendo che nel centro storico i presidi poi aiutano a garantire anche una maggiore sicurezza. Grazie Assessore, mi fa piacere che si parli di avviso, bando, mi sembra che sia la migliore traduzione di call. Il punto è questo, come suggerimento, il fallimento della gestione deriva da un bando precedente.
Allora, il fallimento della gestione deriva dal fatto che un teatro di meno di 100 posti, mi sembra che ne abbia 90, non sta in piedi, non sta in piedi, fuori di metafora, senza adeguati contributi pubblici. Allora, il punto credo che sia questo, dobbiamo dircelo, se il comune ha intenzione che quel teatro rimanga aperto, è di proprietà comunale peraltro, deve non solo fare un bando, un avviso per trovare investitori e diciamo gestori, ma deve mettere sul piatto anche i denari che sono, devono essere sufficienti per mantenere vivo questo teatro, altrimenti può darsi che qualcuno risponda al bando, ma tra qualche 6-7 mesi ci ritroveremo in una stessa situazione, quindi avremo il contenzioso per il rilascio delle chiavi e poi dopo una nuova call, per dire all'inglese. Ci auguriamo invece che si possa riaprire il teatro.